si è cominciato subito questa battaglia di finale, un altro 3-2 che avvantaggia Spoleto nella serie dopo una partita dai più volti, primo set perfetto della squadra, poi si è perso qualcosa per strada a cominciare la battuta. Doveva essere una partita così, dovevamo rischiare in battuta, quindi gli errori li dobbiamo anche giustificare, però io credo che abbiamo fatto una partita di altissimo livello tutte e due le squadre, quindi è stata veramente, abbiamo onorato questa prima partita di finale. Dobbiamo essere più cinici, più cattivi, soprattutto quando abbiamo la palla da parte nostra, dobbiamo essere più bravi, più cinici. Peccato, perché meritavamo forse qualcosa in più stasera per il gioco che abbiamo espresso, anche se con qualche errore di più, però ci sta, perché è una serie equilibrata, dobbiamo andare a Spoleto con la stessa intensità. Io credo che sarà molto lunga questa serie. Quarto set che sembrava assolutamente perduto, poi c'è stata la grande reazione nuovamente dei ragazzi che ha portato al tie break che forse è mancato un po' di cinismo. Ah sì, ho detto, dobbiamo diventare più cattivi, più cinici, più concreti in certe situazioni, perché è brutto regalare magari un tie break così, magari, però poi pensiamo che uno così l'abbiamo vinto anche a Bergamo e ora siamo al pari con la sorte, dobbiamo guadagnarci tutto noi, non dobbiamo pensare che gli altri devono regalarci qualcosa, quindi dobbiamo essere più concreti noi. Ah sì, ma tanto voglio dire, ormai si gioca ogni 3 giorni, non abbiamo tempo più di allenarci, quindi dobbiamo solo azzerare la testa, la dobbiamo svuotare e poi credo fermamente, perché se giochiamo così a Spoleto ce la possiamo giocare.